Buongiorno a tutti, vi voglio parlare oggi, ve lo dico subito, di un marchio a cui sono particolarmente affezionato e ammetto la mia debolezza, mi piace parecchio, per cui se pensate che ne parlerò male, beh, ve lo dico subito, vi sbagliate, non dovete guardare il video. Sto parlando di Orologi Calamai, microbrand o non microbrand, chi se ne frega. Orologi Calamai produce 200 pezzi per modello all'anno in tiratura limitata. Orologi Calamai nasce nel 2008 per la volontà di un imprenditore toscano, Francesco Calamai, appunto, di realizzare un orologio unico, particolare, praticamente di realizzare l'orologio che piaceva a lui e che desiderava lui, come è giusto che sia quando si va, no, a produrre delle cose che ci piacciono e che ci interessano. Ha fatto partire in maniera significativa la rete commerciale all'inizio del 2014 ed attualmente mi risulta che abbia circa 13 dealer in giro per il mondo: Aaron Faber a New York, De Gorski a Ginevra, i fratelli Piccini a Firenze, insomma 8 in Italia, 2 negli Stati Uniti, 2 in Svizzera, 2 in Danimarca e da quello che ho capito è in continua espansione. Cosa molto interessante, nel novembre, il 5 novembre per la precisione del 2015, Orologi Calamai ha firmato un accordo con l'aviazione militare italiana per fornire in esclusiva un cronografo, un modello fatto solo ed esclusivamente per i piloti dell'aeronautica italiana, di cui successivamente, tra le altre cose, vedrete anche le foto. E questo fa di Calamai un fornitore ufficiale, appunto, degli orologi dei piloti dell'aeronautica militare italiana. Orologi Calamai, tanto per capirci, ha partecipato a Pitti Immagine a Firenze nel 2014-2015, al Dubai International Air Show del 2015 e nel 2016 ha presentato i suoi prodotti a Baselworld, quando ancora Baselworld si faceva. Attualmente ha in produzione quattro modelli, due cronografi da 40 mm con il quadrante nero bianco e due solo tempo da 40 mm, anche qui bianco o nero. Ha in sviluppo tre nuovi modelli, due cronografi da 42,5, mano sinistra e mano destra, e un orologio speciale in tiratura limitatissima. Come si diceva, 200 pezzi per anno per tipo, ok? Utilizza evidentemente modelli svizzeri, movimenti meccanici, movimenti meccanici svizzeri, da quello che so per i cronografi Sellita. Il cronografo 40 mm e il solo tempo sono certificati COSC e vengono utilizzati invece per le altre parti fornitori, ad esempio per le scatole molto originali in cuoio, eccetera, per i cinturini e per le casse fornitori italiani. Una cosa molto interessante è il fatto che le casse sono prodotte utilizzando come materiale le palette della turbina del F-104 Starfighter, l'aeroplanino che vedrete qui alle mie spalle. Niente, vi metto un po' di foto così guardate questi orologi. Ve lo dico che mi piacciono, ve l'ho già detto.
immagini interessanti degli orologi e delle persone, soprattutto i piloti, con cui Calamai ha prodotto, ha realizzato e ha fatto questo accordo per la fornitura dei cronografi ai piloti, appunto, medesimi in quanto tali di qui sopra, di cui parlavamo prima. E qui siamo in confusione, ma fa lo stesso. Si parlava del processo di fusione e di realizzazione delle casse mediante le palette, realizzate mediante l'utilizzo delle palette della turbina dell'F-104. Vi metto qualche foto del mitico Starfighter F-104 e qualcosa, informazioni sulla fusione delle casse, appunto, e delle palette. Notevole l'immagine della fonderia e delle palette, appunto, della turbina dello Starfighter. Lo Starfighter, per capirci, l'F-104 Starfighter, è un aeroplano notevole per quanto riguarda la storia dell'aviazione italiana. Fu prodotto dalla Air Italia, la ex Fiat Aviazione, per capirci, su licenza della Lockheed. È derivato appunto dal Lockheed F-104 Starfighter. Entrò in servizio alla fine degli anni 60 e fu dismesso nell'ottobre del 2004. Utilizzato in due versioni, bombardiere e intercettore, dava il meglio di sé con delle prestazioni che sono ancora rimarchevoli al giorno d'oggi. Pensate, un aeroplano degli anni 60 e sono passati 60 anni. Rimarchevole ancora oggi le prestazioni in qualità di intercettore. Una velocità massima di 2,2 Mach, per cui è un bisonico, due volte la velocità del suono, non della luce, del suono evidentemente. 981 km all'ora di velocità di crociera, una velocità di salita di 277 metri al secondo. Per cui una salita a 10.700 metri in 1 minuto e 20 secondi e la salita a 17.100 metri in 2 minuti e 40 secondi. Dati di prestazione notevoli per un aeroplano che era dedicato soprattutto a un discorso di intercettazione sopra i cieli italiani, evidentemente. Avete visto che praticamente non ha ali, per cui pochissima portanza ali e che pochissima portanza all'aria, che soprattutto all'inizio determinò in Italia e non soltanto parecchi incidenti, perché era difficile da capire, era difficile da comprendere quali erano le razioni di questo aeroplano. Praticamente un missile con due alette, fondamentalmente, per cui per i piloti una cosa abbastanza complicata da gestire. La ridotta portanza all'aria fa sì che per l'appunto la corsa di decollo sia di 830 metri e l'atterraggio sia di 760 metri, cioè c'è bisogno di piste lunghe per capirci. Niente, velocissimamente appunto un po' di dati sul mitico F-104. Ora vediamo qualche video, secondo me veramente molto molto bello.
as it's stammered, I'd be going on. Cause there are better things out there for you. She says that every time I see you, I know you wish for more. And don't you waste your. Mio padre era pilota da caccia della Regia Aeronautica Militare Italiana. Ha dedicato la sua vita alla velocità. Erano giovani spericolati pieni di vita. Volavano su delle lattine con attaccato un motore gigantesco, spinti dalla passione, ed ogni volta era un salto nel buio. Da lui ho imparato a vivere la vita senza fermarmi mai. Nel 2008 ho avuto la possibilità e la fortuna di cedere la mia azienda del settore alimentare. Da quel momento ho iniziato questa romantica e audace avventura. Ho coniugato due mie grandi passioni, gli aeroplani e gli orologi. Io ho sempre volato. Diciamo che il volo fa parte del DNA di noi calamari. Gli orologi sono da sempre fedeli compagni di ogni pilota. Ho voluto fare un orologio come l'ho sempre cercato. Un orologio che avesse una storia vera, non una storia presa in prestito. Una storia che sia tale lascia un segno. Il segno della nostra è nello scheletro stesso di questo orologio. Infatti, la cassa di questo orologio è realizzata fondendo la turbina di un caccia F-104 dell'Aeronautica Militare Italiana. Per questo mio figlio dice che i miei orologi sono vivi, perché hanno un cuore. In effetti, ogni G50 ha viaggiato ben oltre la velocità del suono. Che ho cercato è l'alta leggibilità. Capire l'ora e i minuti senza pensare. La bellezza è soggettiva, la qualità è oggettiva, o c'è o non c'è. Ho voluto realizzare un orologio in cui la qualità di ogni suo singolo componente sia ai massimi livelli. Utilizzo un movimento meccanico svizzero, preciso e robusto, certificato COSC. Ho voluto che anche l'atelier che esegue l'assemblaggio del movimento nella cassa abbia il punzone COSC. L'assemblaggio è eseguito da un solo maestro orologiaio. Non ho voluto fare un prodotto industriale, ma fare un prodotto in cui sia possibile ritrovare quell'indescrivibile qualità, passione, esperienza del lavoro dell'uomo. Per cui ogni orologio diventa un pezzo unico. Dedico questo orologio a tutte quelle persone che desiderano non apparire, ma fanno della ricerca personale un'espressione della loro individualità. Sono certo che indossare questo orologio renderà orgoglioso il suo possessore, almeno quanto ha reso orgoglioso me nel realizzarlo. Ok, spero che il filmato vi sia piaciuto, le ultime immagini le trovo molto belle, dell'orologio abbiamo parlato, non sto a raccontarvi i dati tecnici, non sono io quello bravo, ce ne sono di molto migliori di me. Approfitto per salutarvi,
mettendo questo glorioso berretto. Ancora una volta, salute a tutti. Alla prossima.